sono molto contento di essere qui e devo dire che prima di iniziare la mia relazione volevo soltanto fare alcune precisazioni, perché se fossi stato un paziente fino ad oggi, piuttosto che, come più spesso ho detto, mi sarei sentito gratificato dal Vangelo, non voglio fare a Gesù Cristo, ma insomma parlando di buona novella, mi sentirei un attimo preoccupato, perché da quando abbiamo cominciato la relazione stamattina abbiamo fatto altro che dire che l'epatite C può far venire la cirrosi, il cancro. È vero, però quello che ci ha insegnato l'interferone fino ad oggi non ce lo dobbiamo dimenticare. Diciamo che se qualche tempo fa noi con semplicità e anche con mortificazione scriviamo una ricetta non possibile da trattare, non era tanto per un fatto economico, perché fondamentalmente era perché in termini di costo-benefici, avere una risposta al 50% non sembrava utile rispetto al fatto stesso che tutto sommato l'AIDS può essere considerata anche una forma benigna. Non tutti fanno la cirrosi, non tutte le cirrosi fanno il cancro. Allora voglio dire, tenendo presente questo, è chiaro che la buona novella arriva perché ci sono i nuovi farmaci, e i nuovi farmaci ci hanno aperto la possibilità di parlare di percentuali di trattamento che quando sono sconvenienti sono dell'80%. E sono convinti, sono vicino al 100%. È chiaro che oggi, anche rispetto a come verrete una cirrosi scompensata che forse non guarisce clinicamente, io se fossi un paziente mi tratterei, perché non avere il virus per me sarebbe comunque un vantaggio. Inoltre, volevo solo fare una precisazione all'ultimo lavoro che ha presentato il collega Tarantino. Devo dire che quel lavoro è un lavoro che è stato molto criticato. E c'è una lettera che è presentata al gruppo di Palermo, a nome di Camma e professore Craxi. Non entro nel merito delle sconvenienti procedure statistiche che rendono quel lavoro praticamente non vero, ma è un lavoro di cui bisogna fare molta, molta attenzione. E vi posso anticipare che un dato così a spanne su circa 2.000 pazienti, un dataset che stiamo mettendo insieme in tutta Italia con il professore Bruno. Nel trattamento solamente 7 persone hanno sviluppato un HCC all'SVR4. Quindi voglio dire, sono dati da tirare molto con le pinze e quindi insomma, volevo un attimo confortarvi del fatto che le notizie sono proprio buone. Allora, un'altra precisazione. Finalmente EPA-C è stata capace di unire tutti i medici della campagna insieme, al di là di piccole incomprensioni, piccole lotte clandestine. Fondamentalmente la nostra ansia, la nostra passione che ci porta a lavorare con tanta solerzia nei confronti dei pazienti, forse piuttosto che unirci ci divide. Ricordiamoci che noi siamo qua tutti per loro e più uniti siamo noi e più per loro facciamo cose egregie, quindi è inutile. Allora, questo è l'Arken che nel 2014 ha mostrato ad alcuni di noi, nel quale, come vedete, tutti inizialmente ci chiedevate il Sovaldi, il Sofosbuvir, ma questo nel 2014 era l'unico farmaco che stava possibile, nelle possibilità terapeutiche, ma guardate quanti ce n'erano che dovevano arrivare al traguardo. E oggi nel 2016 ce ne sono 7 e devo dire che qualche giorno fa l'EMA ne ha licenziati altri 2 che probabilmente nel fine dell'anno saranno. E quindi quando amici, parenti che accorreranno nei nostri ambulatori ancora, non chiediamo solo i soldi, perché le possibilità sono tante, ci sono molti farmaci che possono funzionare e noi abbiamo la possibilità e la capacità e l'abilità di poter scegliere tra questi. Questa è una diapositiva molto cara alla professoressa Morisco, che io gli ho chiesto in prestito, forse le ho rubato, dove con estrema saggezza più si fa grande e più diventa saggia, ha cercato di identificare con semplicità quali sono i farmaci in base alle azioni dirette e perché si chiamano con nomi così strani. Voi vedete che esistono tre possibilità di azione dei farmaci: c'è inibitori delle protease, sono le proteine del virus, inibitori delle protease dell'NS5, un'altra proteina del virus, e inibitori delle polimerasi. A seconda della loro azione mettono un suffisso previr, asvir, buvir. E quindi i farmaci che ha fatto vedere pure stamattina il professore Gaeta non sono altro che simeprevir, paratevir, paraselata, svirle, diba, svirombita, svirdasabu, risoposbuvir. Qual è il goal dell'epatite C? Il professore Gaeta stamattina ha parlato dell'eradicazione. Il goal della terapia è
curare l'infezione per guarire dalla malattia. E il mio compito oggi è quello di vedere se questo è verosimile. Allora, per fare questo dobbiamo passare attraverso quelle che sono le nostre finalità, i nostri goal, e cioè gli endpoints, cioè quali sono i risultati che io voglio ottenere dal punto di vista virologico e dal punto di vista clinico. Dal punto di vista virologico, il mio risultato è quello di ottenere l'eradicazione dell'infezione, la famosa sustained virologic response, per dirla in maniera anglosassone, la risposta sostenuta di cui parlava il professore Gaeta, che è quella 12 settimane dopo la sospensione della terapia. Qualcuno parlava anche di SVR4, su quello sarei un attimo attento perché non dobbiamo essere troppo veloci nel dare notizie false, perché poi uno rimane male. Questa è l'unica da tenere in considerazione. Gli endpoints clinici, che cosa ci proponiamo noi? Quello di, attraverso la eradicazione del virus, di prevenire la progressione della regressione della fibrosi, prevenire l'ascite e l'epatocarcinoma nei pazienti cirrotici, regredire, se possibile, le varici esofagee, la prevenzione e la ricorrenza del trapianto. Io farò solo accenno a questo, lasciando spazio al mio collega di Costanzo, che verrà dopo di me, cercare di non rubargli molto la scena. Allora, questo è un lavoro del 2012 del gruppo del professor Colombo di Milano. Sembra difficile, ma è facile. Questo tutti da spiegare. Tutti i pazienti con cirrosi, con fibrosi F4, vedete? Prima del trattamento, ovviamente parliamo dei trattamenti pre-interferon free, e questi sono i pazienti cirrosi post-trattamento. Vedete che sul 100% dei pazienti con F4, dopo trattamento, più del 50% rispondevano con un miglioramento della fibrosi, da 4 passavano alcuni a 2, alcuni a 1, alcuni a 3. E una quota, diciamo, del 30-40% rimaneva comunque una fibrosi più o meno stessa, a fronte anche della radicazione bilare. Quindi è possibile che la fibrosi sì. Io mi ricordo che inizialmente, quando sentii per la prima volta un americano che venne a un congresso a Stresa e diceva che la cirrosi potesse regredire, rimasi stranito, perché immaginavo sempre, immaginate se uno si fa un taglio e fa una cicatrice, quella cicatrice la porta avanti tutta la vita o no? Come fa a regredire quella cicatrice? Però il discorso è che la cirrosi non è fatta solo da cicatrici che sono una sorta di guarigione anomala del tessuto, ma è fatta anche di una fibrosi attiva. Quella attiva che non si è ancora cicatrizzata, quella può regredire, quindi fondamentalmente io posso avere una cirrosi spenta rispetto alla quale miglioro la parte che ancora mi potrebbe trasformare e lascia quella che si è cicatrizzata, che in qualche maniera è rimasta così. Questi sono alcuni dati nostri dell'attività ambulatoriale delle tre università campane, sono dati preliminarissimi con i nuovi farmaci, e noi abbiamo messo insieme dei dati di FibroScan, che è l'unico test oggi tutto valido per la fibrosi, e vedete come da T0 a ETR, sarebbe alla fine della risposta terapeutica, si ha per ogni paziente una riduzione di diversi punti di fibrosi. La cosa interessante è che a sospensione di farmaco questa diciamo miglioramento, questo migliore di alcuni punti, solo alcuni pazienti non hanno raggiunto questo risultato. Immaginate, questi sono tutti F4, tutti cirrosi. Anche alla SVR12, cioè dopo 12 settimane dopo la sospensione, vedete che la risposta rimane. Arriva la stessa UNESCO, questi dati li conosce bene perché li ha visti, penso, recentemente tramite il nostro comune collega Masarone. La cosa interessante è che non cambiano nel SVR12, sarà molto bello vedere se dopo l'SVR12 questi dati continuano a scendere a distanza di un anno dalla sospensione, di 2 anni dalla terapia. La nostra idea è che questo possa succedere. Quindi la prima risposta che posso dare è: si può regredire dalla fibrosi, si può aprire la fibrosi? Sì, anche con i nuovi farmaci. Questa è una diapositiva fatta già dal professore Caporaso. Avere una risposta sostenuta significa per sempre, e il dato interessante è che questo lavoro fa vedere come, se noi confrontiamo, questo è il tempo di esposizione della vita, vedete come se confrontando la curva di sopravvivenza della popolazione generale non malata con la curva di sopravvivenza dei pazienti che hanno ottenuto una risposta sostenuta, poi fondamentalmente non ci sia differenza. Quindi quelli che negativizzano il virus hanno lo stesso grado di mortalità dei pazienti della popolazione generale. Questa è una bella notizia.
Che cosa hanno fatto i farmaci nuovi? I farmaci nuovi, noi un tempo con l'interferone, vi ricordate, in realtà l'abbiamo detto fino a questo momento, potevamo trattare le forme di cronica della lieve a severa. La cirrosi era ritenuta fuori dalla possibilità di trattamento. Forse alcune forme compensate, quelle che si facevano la diagnosi con la biopsia epatica, ma lo scompensato era ritenuto da mettere eventualmente in trattamento solo in trial clinici. Bene, con i nuovi DAIA questo non è stato superato, quindi è possibile trattare tutti i pazienti fino alla fine dello spettro dell'epatite C, che comincia la forma lieve, può, non deve, può progredire attraverso quella moderata, severa, può diventare cirrosi, può diventare scompensata. Non è detto che sempre sia così. Certo, diceva la professoressa Sherlock, che in qualche maniera è quella che si è inventata la storia dell'epatite cronica, che se tutti noi o un paziente con epatite C vivesse 200-250 anni, probabilmente tutti farebbero l'autocarcinoma. Però la stessa professoressa Sherlock, quando aveva un interferone, a mia madre, non ho nessuna vergogna a dirlo, che aveva 64 anni, aveva un'epatite C, mi disse: tu l'interferone a tua madre non glielo fai. Mia madre adesso 83 anni, ha avuto una prima lesione di autocarcinoma trattata, a un anno sta benissimo, e insomma 85 anni, cominciamo a pensare, 83-84, che forse in qualche maniera dovrà succedere qualcosa prima o poi. Quindi diciamo che quello voglio dire che all'epoca con l'interferone, che non aveva un grande successo di terapia, fondamentalmente la forma era benigna, non era così grave. Quindi, quali sono i pazienti che erano così difficult to treat, pazienti che non si potevano trattare? Cirrotici, cirrotici scompensati con trapianto, pazienti con disordini linfoproliferativi, questi sono quelli che ha accennato il professore Capolaso, ai pazienti con epatocarcinoma. Quindi, guardiamo l'aggressione alla fibrosi. Vi presento uno studio che è l'unico di real life che è attualmente italiano, che è stato presentato alla nostra associazione italiana, Studio Fegato, lo scorso febbraio. È uno studio che vede coinvolti 176 centri italiani, un compassionevole, il nome è Abacus, che ha arruolato pazienti da genotipo 1 a 4. Con compassionevole, i pazienti arruolati avevano ogni condizione che controindicavano l'uso dell'interferone, intolleranza ai venti dell'interferone, manifestazioni cliniche di malattie linfoproliferative erano dentro, fibrosi rapidamente progressiva e una ricorrenza di HCV dopo il trapianto con fibrosi minore o uguale a 2 e una confezione HIV-HCV. I farmaci erano questi qua del Vieques-Sierra. E vedete che sia nei pazienti cirrotici che non cirrotici, in questa popolazione non di studi clinici sponsorizzati, ma uno studio clinico fatto su una casistica di pazienti ambulatorialmente, quello che noi chiamiamo real life, si ha una prevalenza di successo delle infezioni, delle reazioni del 95-96% nei cirrotici e il 98% nei non cirrotici. Questo tipo di dato non era in qualche maniera sconvolto dall'età, vedete che la percentuale è alta per tutte le età. Per il sesso e per il BMI, cioè una volta i grassi come me guarivano di meno perché l'obesità era una comorbidità che influiva sulla risposta alla terapia. Oggi, perlomeno rispetto all'eradicazione virale, non sappiamo ancora quanto questo insieme al diabete possa influire sulla guarigione completa, ma questo in qualche maniera interferisce, non interferisce con l'eradicazione. Oh, faccio un attimo una parentesi: l'obesità e il diabete sono due patologie che di per sé stesse danno un danno al fegato. Per cui è verosimile che se io elimino il virus C posso far regredire la malattia legata al virus C, ma verosimilmente se rimango obeso, cioè il diabete scompensato, la steatosi, la steatopatia che porta a un'evoluzione cronica della malattia, quella non la posso eliminare perché non è più appannaggio del virus C. Quindi bisogna fare attenzione a considerare se sono guarito o non sono guarito essendo diabetico, perché io devo tener conto anche di avere un diabete ben compensato e di fare una dieta per dimagrire, per avere un buon successo. Questo è legato alla funzione epatica. Anche qui vedete che avere una cirrosi compensata piuttosto che scompensata, avere o non avere le varici, come avere una valutazione, il MELD è una valutazione che si fa con tre parametri di laboratorio per valutare la possibilità della funzionalità epatica, eventualmente anche S-sensitivity, lista d'attesa di trapianto, bilirubina, creatinina e INR. Il rapporto di questi tre valori dà un numero. Questo numero, qualsiasi esso sia, non interferisce sulla praticamente risposta alla terapia.
Gli effetti collaterali e i side effect sono praticamente da considerare quasi nulli. Quindi le conclusioni di questo studio di real life, questo lo faccio vedere, non è uno studio, un trial, è che la terapia con i farmaci nello studio per 3 o 6 mesi con o senza ribavirina è efficace e sicura nei pazienti con cirrosi Child A, che il dato di risposta sostenuta nelle cirrosi è sovrapponibile a quello degli studi registrativi, e quindi non c'è differenza tra quello che hanno pubblicato i ricercatori su grosse riviste e quello che si è fatto negli ambulatori, che i pazienti con genotipo 1A, la bilirubina maggiore di 2 e la bilirubina meno di 3, quelli più scompensati, hanno un basso tasso di risposta, che la tollerabilità è buona sia nei pazienti compensati che scompensati. Adesso andiamo un attimo al discorso della cirrosi. Vedete come, ho detto che questo è uno score utilizzato per valutare pazienti compensati e scompensati. Più alto il punteggio, più il paziente cirrotico è grave, tra virgolette. Sono stati trattati i pazienti che hanno un MELD, questo score maggiore di 3, 10 e 15, 16 e 21, maggiore di 21. Queste due classi in particolare sono pazienti molto molto scompensati. Questa è una tabellina che viene dallo studio Target, che sarebbe Target, che è lo studio Real Life degli americani, e vedete come fondamentalmente in questi pazienti si ha un 80% di miglioramento della funzionalità epatica, ma come diceva qualcuno prima, e questo sarà l'argomento del dottore Di Costanzo, qui non vado avanti, c'è un 20% di pazienti che o non migliora o addirittura sotto terapia peggiora il proprio stato. Quindi nelle forme scompensate, il cosiddetto Child B o MELD al di sopra di 15-20, la guarigione clinica non è un fatto scontato. E questo è quello che discuterà il dottore Di Costanzo. C'è un punto di non ritorno? Direzione delle varici. Questo è uno studio, adesso entriamo nel merito, con pazienti che hanno fatto un farmaco per un periodo e un altro tipo placebo e poi gli è stato dato, per confrontare trattati verso non trattati sulla riduzione delle varici, misurata attraverso la misura della pressione portale, l'HD più G. Anche qui vedete che c'è una buona parte di pazienti che migliora la performance delle varici esofagee, ma non a tutti succede. Quindi, in soldoni, comunque la terapia vale la pena farla. È chiaro che questo che cosa ci dice però? Che nei pazienti, mentre noi pensavamo che con i nuovi farmaci, con la pilloletta, risolvevamo il problema della pillola da banco e quindi tutti potevano somministrare il farmaco, oggi, alla luce di questi dati, probabilmente scegliere un centro di cura, come dice il professore Caporaso, che è molto più bello di centro prescrittore, che sia altamente specializzato e possa seguire pazienti di questo tipo, è meglio, perché l'attenzione verso questi deve essere molto molto precisa. La prevenzione di ricorrenza del trapianto è un dato, ma credo che il dottore Di Costanzo ce ne parlerà. E vengo solo al discorso delle manifestazioni extraepatiche. Come diceva il professore Caporaso, il virus C è sistemico. In particolare, tra tutte le possibili patologie a cui si associa, tra cui malattie cardiovascolari, il diabete, noi stessi abbiamo dimostrato che addirittura poteva agire su un gene per il diabete. In particolare sulle malattie linfoproliferative, crioglobulinemia e linfomi, ha una particolare attività. E su questo che alcuni dati vi porterò. Già avevamo dei dati di risposta clinica a lunga durata dopo terapia nei pazienti con crioglobulinemia con la terapia duplice. Vedete che fondamentalmente c'era una risposta clinica completa e una buona percentuale dei casi, che significa che a riduzione del virus, con scomparsa dell'HCV RNA, si riducevano le crioglobulinemie e si riducevano anche i sintomi legati alla crioglobulinemia, che erano generalmente l'artrite, la febbre, in alcuni casi una insufficienza renale legata a una particolare forma di glomerulonefrite. Lo stesso è quello dei linfomi, cioè una prevalenza di circa il 25% in Italia di associazione tra HCV e linfoma, e sono alcuni studi che hanno, in questo caso 34 pazienti trattati che hanno trattato linfoma indolente da HCV con la terapia duplice. Allora, bisogna sapere che un linfoma indolente è un linfoma che l'ematologo non tratta con chemioterapia, fa una sorveglianza perché potrebbe non essere necessario. Questi pazienti sono stati con consenso informato trattati. Bene, la risposta sostenuta del 50% di questi pazienti si è associata alla guarigione e remissione clinica anche del linfoma, a riprova del fatto che l'HCV
sembrerebbe essere anche lui un agente etiologico del linfoma. Quindi con i nuovi farmaci bisogna provare in questi pazienti. Noi stessi abbiamo fatto un lavoro nelle forme più aggressive, invece, lì che l'ematologo tratta il paziente con il linfoma aggressivo in chemioterapia. E noi abbiamo fatto uno studio che a remissione di malattia ottenuta il paziente veniva trattato. È uno studio retrospettivo. Quelli non trattati verso quelli trattati. I pazienti trattati con interferone avevano una sopravvivenza di vita libera da malattia significativamente migliore di quelli non trattati. Quindi avere una risposta in questi pazienti significava avere una migliore performance di vita dopo, anche rispetto alla malattia linfoproliferativa. Ed oggi quello che noi stiamo suggerendo e quello che stiamo facendo, perché ci è consentito, in questo tipo di pazienti, noi contemporaneamente, vista la semplicità della cura, trattiamo alla chemioterapia anche l'eradicazione del virus C. Insieme, per cui contemporaneamente si ha la remissione di malattia e l'eradicazione del virus, e si vedrà solo successivamente se questo proverà un reale beneficio. Cioè, liberarmi dalla malattia allo chemioterapico e avere un'eradicazione virale dovrebbe sicuramente migliorarmi la performance della vita, sia libera malattia che in generale sulla sopravvivenza totale. Dati attuali non ce ne sono. Adesso veniamo a quello che ci ha detto il dottore Tarantino, e quindi immaginiamo se in uno scenario, tra l'altro, dove le risorse sono così limitate, come ho detto stamattina, ed è per me scandaloso perché mi associo al coro di tutti i miei colleghi, non dovrebbe esserci nessuna differenza e sono contento che in Europa si cominci a muovere qualche passo perché sia la Francia che la Spagna stanno firmando decreti per trattare tutti i pazienti HCV positivi, non solo quelli con priorità di malattia più grave. Ma in questo scenario di risorse si fa la domanda, ma allora a questo punto il metacarcinoma vale la pena trattarlo o no? Perché si ha una risposta per il metacarcinoma o no? Questo è il percorso che vi hanno fatto vedere tutti, possibile, ribadisco, non è necessariamente verosimile, ma è possibile. Le linee di raccomandazione europee che dicevano che una risposta sostenuta è associata a una riduzione di tutti i casi di mortalità, sia legata che non legata al fegato. In più, sebbene la risposta a lungo termine di terapia antivirale riduca il rischio di carcinoma dei pazienti che vanno incontro alla resezione o altri tipi di terapie che ha fatto vedere il dottore Tarantino, questi pazienti frequentemente hanno una fibrosi avanzata e quindi dovrebbero ricevere una terapia appropriata proprio per il fatto che, diceva il dottore Tarantino, avendo la fibrosi avanzata possono innanzitutto avere maggior rischio di ematocarcinoma e seconda cosa rispondono meno alle terapie locoregionali. È pur vero però che uno studio italiano in particolare, dove molti ne hanno partecipato, ma non solo quello italiano, ha fatto vedere per le vecchie terapie con interferone che avere una risposta sostenuta sicuramente portava non uno scompenso della malattia cirrotica e abbassava perlomeno 2 o 3 volte il rischio di fare un cancro. Quindi avere una risposta sostenuta in un cirrotico è importante, importantissimo anche per abbassare il rischio di epatocarcinoma. E quindi anche la ricorrenza di HCC dovrebbe essere ridotta la terapia antivirale. Sulla scorta di queste informazioni, l'EASL, ma anche la nostra associazione, suggerisce di trattare i pazienti con epatocarcinoma trattati con successo terapeutico. Ancora per l'epatocarcinoma ci sta una meta-analisi che non vi faccio vedere che è troppo specifica, ma è una meta-analisi con diversi studi fatti con interferone nei pazienti con epatocarcinoma. Da questa meta-analisi, sebbene i dati sono solo sul farmaco interferone, sebbene è finito. L'SVR è molto bassa per la gravità della malattia e il tipo di farmaco e il 35% di ricorrenza di cancro anche dei pazienti con SVR. Ciò nonostante, questa meta-analisi che mette insieme più di 10 lavori i pazienti trattati con risposta sostenuta davano un migliore tempo libero di malattia e una migliore sopravvivenza generale. E da ultimo, questo è sempre il target, voi vedete che nella popolazione americana c'era una quota di pazienti trattati che avevano il cancro con diversi farmaci a disposizione. Se questo dato lo consideriamo estrapolabile alle risposte ottenute, vediamo che i pazienti che hanno avuto trattati con cancro ricadono in questa fascia di risposta sostenuta che va comunque intorno all'80-90%. Quindi un paziente con HCC ha una buona risposta all'eradicazione virale. E quindi l'efficacia, sì, sopravvivenza di breve malattia da valutare nel tempo, i dati non ci sono e ci vuole un annetto perlomeno ancora, eppure per la sopravvivenza. Quindi in conclusione, i nuovi DAI offrono i seguenti vantaggi, tutti sono per terapia orale.
alta sicurezza e tollerabilità, alto grado di risposta, la possibilità di trattare anche i pazienti cosiddetti difficili, migliora la sua naturale delle forme più severe e delle comorbidità. Con questo vi saluto.